ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oh cazzo. Molto meglio. Così non ancora di più. E bravo ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, questo è un video fottutamente epico che ho registrato a scuola con papà Mauro. Come avrete ben letto dal titolo, è stato il suo compleanno, venerdì 13 maggio. Questo video lo vedete un altro giorno perché ci ho messo molto tempo a editarlo, infatti dura oltre 10 minuti. E questo significa che ci sono state molte ore di editing, mi sono dovuto guardare tutti i video che in totale sono state più tipo un'ora così. E quindi ragazzi ci ho messo un po' di tempo a fare tutto. Inoltre mi dispiace che il video duri così tanto, ma secondo me sarebbe un po' un peccato tralasciare quelle parti in classe e così, perché comunque fan parte e ci sta. Comunque ragazzi, questo video secondo me è fottutamente epico. Ho appena finito di editarlo e dura circa 14 minuti, ma aggiungendo questa parte, la intro, l'outro e tutto il resto, durerà circa 15 minuti o di più. Mi raccomando, guardatevelo tutto perché è veramente epico, cazzo. Ho cercato di editarlo al meglio per rendere il tutto più bello da vedere, più epico e tutto. Madonna ragazzi, qualcosa di fantastico. Inoltre vi porterò altri video con papà Mauro, ma ve lo dirò anche in questo video, però non si riesce molto a capire quel casino che c'è in classe. Così porterò altri video con papà Mauro, soprattutto vlog, magari qualche prank, ma non probabilmente, no, perché Mauro sì, faremo anche prank. Niente, dopo tutta questa roba vi auguro una buona visione, mi raccomando, guardatevelo tutto e buona visione. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, parlo a bassa voce perché in più c'è di là gente che dorme. Ragazzi, sono le 23:59. Tra qualche secondo sarà venerdì 13 maggio, ovvero il compleanno di papà Mauro. 3, 2, 1, go! Ragazzi, 23:59, andiamo sulla rubrica e papà Mauro. Ovviamente io censurerò il nome, ma è lui. Ragazzi, mezzanotte, chiamiamo papà Mauro. Six hours later. Benvenuto al Combox di Swisscom. L'utente desiderato al momento non era. Allora mandiamo un audio a papà Mauro. Uè, ciao papà, te, auguri, ne 42 anni non sentirli. Te, ti avevo chiamato perché, vabbè, stavo registrando, volevo fare una intro per il vlog di domani, vabbè. Auguri papà. Niente ragazzi, gli auguri a papà Mauro li ho fatti. Ci vediamo tra qualche ora in palestra perché faremo un vlog assieme a lui. E ci vediamo tra qualche secondo. Bella. Deb. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come ho detto poco fa, siamo in palestra con papà Mauro, che oggi è il suo compleanno. Vuole festeggiare alla grande qui in palestra. Adesso iniziamo con un po' di basket. Volevi Difensori. Headshot. E cade. Papà, cosa fai? Papà, guarda, guarda lì dietro. Oh, oddio te. Oh.
Dai che entra. Cosa ne penso di questo tiro? È molto impegnativo, cazzo. Non so più come fare. A questi livelli ormai è diventato troppo. Farò uso di sostanze, credo. Ah, ma sostanze di che tipo? Finito, adesso andiamo a fare una partitona e la perderemo. No, scherzo, vincere. Meglio di voi, schiappe. Sacco di merda. Volevi pensare! Papà, come è andata la partita? Come? Parliamo di come vi abbiamo attrezzato. Vai a fanculo. Papà, com'è andata la partita? Devo dire che è un bel match. È stato molto combattuto. Ho visto che hai fatto dei lanci molto particolari all'inizio. Ci puoi spiegare questa tattica che usi per fare le cose chiare? È vero, direttamente sul calcio, la lanciata polpa. Sì, aspetta. Ah! Puoi far vedere come fai a fare le rimesse, quelle qua. Ah, quelle, quel lancio. Ah. E si, come si chiama questo? Il dub service. Il dub service? Il dub service, raga. Pezzi di ricambio sono. Ah, lì c'è la mia roba, Dio cane. Comunque trovo che il dub service è qualcosa di fantastico. Sì, no, è stata un'invenzione professionistica. Ah, verrà adottata ad alti livelli. Ad alti livelli? Professionalmente sì. Tipo queste partite da roast, da drop, da merda. Adesso facciamo come i money grabber, guarda. Così. Metti mi piace! No, chiaro. È in 4K, Mauro, fai un bel sorrisino. Auguri, Mauro. Auguri. Auguri, Mauro. Auguri. Dai. Sì, che ce la fai. 3, 4, 5. Come bere un bicchiere d'acqua, papà. Sai che dopo sviene. No, voglio morire, cazzo. Cazzo, allenati, porco di... Scusa. No, la fine di questa cosa, vedi? La furia di lamentarsi, si è spaccata la mano. T'hanno clonato, Mauro. Siamo andati a prendere una torta per papà Mauro che fa schifo, è secca, è marcia, è tutto. E io ho pensato di fargli un pensiero un po' migliore, ovvero comprargli queste che sono le bolle di sapore. Cazzo devo dire, spero che gli piace. Lui era Paxo, quello che mi prestella il gatto. Good scrop. E niente, adesso stiamo andando a scuola, quando gli daremo la torta, filmeremo la sua reaction, se mi ricorderò. La sua reazione, mio cane, c'ho le tasche piene. Io credo che apprezzi il nostro gesto di comprargli la torta. Appunto, oltre che chiamarlo a mezzanotte, che come avrete visto all'inizio del video, sì, proprio filmato quello chiamato.
che oltre a chiamarlo a mezzanotte a scrivergli e stare lì apposta per lui, anche a comprargli la torta, tra l'altro, con i nostri soldi. No, parla con i suoi soldi. Ma no, fare la bella faccia per comprare, che poi la pago io, è ben diverso. La tua torta gli abbiamo comprata, perché la... l'abbiamo comprata insieme. Perché la GoPro spicca, tra l'altro. Però l'ha comprata. Cioè l'abbiamo sciolta insieme, ma l'ha comprata lui. Insieme, tra parentesi, perché quella torta fa veramente cagare. Dopo 20 niente. Minuti di scelta. Dopo 20 minuti di prese per il culo. E niente, filmeremo la sua reaction quando saremo in classe. Bella. Ragazzi, siamo pronti per la lezione, scolasticamente parlando. Bene ragazzi, benvenuti alla lezione più pallosa del mondo. Porca troia. Bestemmia pure. No. No, mi verrà da cagare solo fra un po'. Magari dopo. Questa è la gente che va in bagno. No, quella. Le nostre compagne, che vanno a farsi fighe nel cesso. Vanno nel cesso perché tanto sono simili. Poi magari torni in splattanza, resta alla loro. Maro, è vero, eh? Che cazzo fa? Cosa? Gliene entrano 5 nel culo. Dimmi. Ma non è mai sposato il direttore dell'orchestra? Oggi ho vinto 30 euro. Ale, ma... porco Dio. Ora siamo alla lezione di... come poco fa ha citato Mauro, è una lezione molto pallosa e a quanto pare di merda, anche perché se la maestra se ne accorge che sta qua a parlare, a registrare, cioè voglio dire, che nemmeno a casa mia riesco a fare... In poche parole siamo autogestiti. Esatto. Cioè manco a casa mia posso fare un video così che non se ne accorge nessuno, nel senso, Dio caro. Di solito si gioca a poker, ma oggi a poker fish, quindi dovremo inventarci qualcosa. E dunque vloghiamo per il video del compleanno con papà Mauro, che poco fa, come avete visto, eravamo in palestra, e successivamente una piccola lezione di diritto. Allora parliamo di qualcosa. Allora vi vorrei parlare, poi questo lo farò in un video a parte, solo che ormai non ci ho legato con me e quindi non potrò raccontare questa storia, solo che una breve intro, vi parlerò di cosa è accaduto nella lezione di diritto. Ci ho fatto uno scherzo di merda alla maestra che mi ha poi portato in direzione. Questa è una piccola intro, brevemente come è successa la storia, poi vabbè, vedrete il video completo. C'è il video dell'accaduto, vi metterò un pezzo nel video in cui racconterò sta storia, metterò proprio il pezzo perché l'abbiamo filmato, perché era epico. Però qua non vi parliamo di quello perché sarebbe un po' peccato spoilerarvi tutto. Mi tengo tutte le ore per fare 2 settimane in piscina. Quando faremo un altro vlog epico. È vero ragazzi, faremo un altro vlog con papà Mauro. Altro che uno, e faremo un botto. Una cosa che devo dire. Crop. La sorella è incazzata. Crop. Faremo un video con Mauro in piscina. Sempre un vlog, chiaramente. Di sicuro non faremo un gameplay perché lui non sa giocare. Forse un gameplay al poker. Però non vi assicuro. C'è qualcuno che sta parlando con voi? Crop, Dio cane, che qua ne abbiamo 1 ora e mezza così. Porco di... Oh, Dio cane. Eccolo. Io il foglio ce l'ho, amici. Ma il blogger Aaron... Io Dio cane non lo trovo. Strano. Ma perché io vecchi fondi li classo in un classatore a parte che andranno a finire nel... no, nel falò di del primo d'agosto. Ah, falò. Okay, sì. Quindi 7, 4. Mauro, te hai già visto un armadillo? Sì, è un po' come un coccodrillo, sì, però somiglia più a un armadio.
Sparon, bella ragazzi, qua è Mauro e bentornati in questo video vlog. Ciao. No, bella raga, qua è Mauro, qua è Papa Mauro. Bella raga, qua è Papa Mauro, siamo tornati in questo. Bella raga, qua è Papa Mauro che vi parla. Mauro non hai fatto la intro. Bella raga, qua è Papa Mauro. La intro. Lui è là, forse è arrivato. Ah no, è proprio perché sei come la finocchia che lui. Porco Dio, basta. Crop, rost, lolo. Si attacca lì a piccola. Sara, Dio cane, porco. Devo sempre censurarlo ste parti. Dio cane. Salutate la telecamera. Nel video di... è stato papà. Perfetto ragazzi, siamo giunti alla fine del video. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi dispiace se l'ho concluso così, nel senso eravamo in classe ed è finito così dal nulla. Ma mi dispiace, però non avevo più video o tipo una conclusione, perché poi era suonata la campanella e dovevamo dovuto fuori dal cazzo, insomma. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, un commento. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi e noi ci rivediamo in un prossimo video. Mi raccomando ragazzi, lasciate un bel mi piace se volete altri video con Papa Mauro, ma immagino che Dio caro ne vorrete ancora, perché video così madonna. E niente, noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella raga. Damn.